In una grande città come Roma ci sono tante cose importanti che si nascondono tra le varie stradine fatte di San Pedrini. Noi oggi avremo l'opportunità di scoprirle con il professor Alessano e fare un bel giro per Roma romantica. Il Giardino degli Aranci, che sorge nei pressi di Santa Sabina sull'Aventino, è un luogo romantico e rilassante, con uno dei più bei belvedere di tutta Roma. Visitando il pomeriggio la mattina, lo troverete frequentato da alunni che hanno saltato la scuola, da anziani che abitano nei dintorni, da impiegati in pausa pranzo e giovani che fanno footing. La sera, durante il periodo estivo, è spesso teatro di concerti o eventi letterari. Questa è la chiesa di Santa Sabina, è una delle chiese più antiche di Roma. E molto particolare è questo portale che risale al 400 a.C. ed è molto importante per le rappresentazioni raffigurate sopra. Per esempio, quella in alto a sinistra è una delle prime rappresentazioni della crocifissione, dove non ci sono le croci dietro. Da un'altra parte ci sono le scene del Vangelo e in seguito la Bibbia con le scene di Mosè. Inoltre è presente la rappresentazione dell'universo. C'è Cristo in alto e poi a destra il Sole e a sinistra la Luna. La chiesa risale al V secolo ed è stata ceduta a San Domenico nel 1222. Questa pietra nera è la bomba del diavolo, in quanto la leggenda narra che San Domenico stava pregando vicino al sarcofago, dove vi erano i resti di un martire. E pare che il diavolo lo aveva tentato e a un certo punto gli ha tirato questa cosa contro. Infatti, sopra questa bomba ci sono tre buchi, che probabilmente non ha niente a che vedere con la leggenda. Si tratta forse o di un peso romano oppure un qualcosa di una macina. La tomba, a metà della chiesa, è molto particolare e creata con una tecnica chiamata cosmatesca. Inoltre, in questa chiesa pare che si siano incontrati San Francesco e San Domenico. L'accesso ai giardini, dove è situato l'arancio di San Domenico, è chiuso, ma è visibile da un foro sul muro. Questa è Piazza dei Cavalieri di Malta, è una delle piazze più carine di Roma ed è stata progettata nel 1765 da Giovan Battista Veronesi, famoso soprattutto come incisore nel 700. Egli era anche architetto, ma ha realizzato solo questa piazza. Accanto a questa piazza è presente la Villa del Priorato di Malta, che è una chiesa antichissima che è stata ceduta all'Ordine dei Templari in un primo momento. Successivamente hanno resistito fino al 1300, fino a quando poi non sono stati eliminati perché il re di Francia voleva impadronirsi delle ricchezze dei Templari. È stato poi costituito l'Ordine dei Cavalieri di Lodi, diventati poi Cavalieri di Malta. Questo è un ordine particolare, in quanto il Gran Maestro è come il Papa, una volta che viene eletto, fino alla morte rimane in carica. Quando Piranesi progettò questa piazza, siccome egli era molto vicino alla massoneria, ha riempito di simboli la piazza che non siamo in grado di decifrare, perché è un linguaggio criptico, tipico della massoneria. C'è una leggenda sulla progettazione di questo complesso, e cioè che l'Aventino in realtà sarebbe una nave. La parte preromantica sarebbe la prua della nave, infatti finisce a V e dà sul Tevere. La porta, dove si può entrare, sono presenti i giardini e rappresenta il cassero della nave, dove sta il comando e tutti i guardami della nave. Tutti i giardini sono tipici giardini all'italiana ed è progettato proprio in funzione alla visuale prospettica della cupola di San Pietro. Gli obelischi rappresenterebbero gli alberi della nave. La leggenda dice che un giorno questa nave prenderà il largo e tornerà a Gerusalemme. Per Oscar Wilde era il posto più sacro di Roma, il cimitero dei protestanti o cimitero acattolico, conosciuto anche con il nome suggestivo di cimitero degli artisti e dei poeti. È un luogo di una straordinaria e monumentale bellezza, unico al mondo.
Tra le varie tombe presenti ci sono quella di Antonio Gramsci, Shelley e Keats. Antonio Gramsci è stato un politico, filosofo, giornalista e critico letterario italiano. Nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia. Il pubblico ministero, nel processo voluto dal fascismo contro Gramsci, disse: «Per 20 anni bisogna impedire a questo cervello di funzionare». In carcere ha continuato la sua elaborazione, scrivendo i quaderni del carcere e trattati di politica, storia, letteratura, eccetera. Sono una delle grandi opere della cultura italiana del Novecento. Pasolini scrisse un'opera poetica intitolata «Le ceneri di Gramsci». Ci sono poesie molto belle e prendono proprio spunto da questa tomba, dove lui, stando davanti a essa, scrisse queste raccolte di poesie, con versi di impegno civile, tipico di Pasolini. Shelley e Keats, che fra l'altro erano amici, sono due grandi poeti romantici inglesi e sono morti giovanissimi. Shelley è morto in un naufragio nel Mar Ligure. Egli fu cremato, ma l'amico tenne il cuore e lo diede alla moglie. Non era facile stare accanto a un tipo come Shelley, tant'è vero che la prima fidanzata si uccise dopo essere stata abbandonata. La seconda, Mary, fra l'altro l'autrice di Frankenstein, non è uscita fuori di testa, ma probabilmente già lo era. Mary custodì il cuore del marito fin quando non morì anche lei. Le poesie di Shelley, soprattutto Lode al vento, è una delle grandi poesie dell'Ottocento. Shelley e Keats incarnano l'ideale romantico. Uno per il fatto che sono giovani e in qualche modo maledetti, che vanno contro la società e muoiono giovani. Secondo, l'esaltazione della poesia. Per Shelley, il poeta è colui che è in grado di comprendere i misteri dell'universo. È un essere superiore. Keats e Shelley hanno vissuto a Piazza di Spagna, ma Keats, per pochi mesi, venne in Italia sperando che il clima italiano lo aiutasse a guarire dalla tubercolosi, cosa che invece non è avvenuto ed è morto giovanissimo. La scritta sulla tomba di Keats l'ha voluta lui stesso preparandola prima di morire. C'è scritto: «Qui riposa uno il cui nome è stato scritto sull'acqua». La tomba l'ha fatta l'amico di Keats e l'ha rappresentata con una lira. Venivano sepolti in questo cimitero persone che non erano di religione cattolica, protestanti, atei, eccetera. Anche perché in quel periodo a Roma, che era sotto lo Stato Pontificio, i protestanti non potevano essere seppelliti in un cimitero comune, dovevano essere seppelliti di notte, perché avevano paura che altrimenti la gente li avrebbe linciati o altre cose. L'elemento che lo caratterizza, prima di tutto, è la tranquillità dell'ambiente e poi la natura, con una concezione del cimitero che è molto inglese, dove la natura si integra con la morte, dando questo senso di tranquillità. La concezione del cimitero è quasi come un parco. La presenza di alberi è come la concezione foscoliana del cimitero. Con questa sintesi di natura e morte, dove scompare la dimensione angosciante. In questa piccola altura, verde e muda, il vento sussurra silenzioso dei misteri dell'universo, di una gioia che è vita e solo l'arte può comprendere.